tanto vale dirvelo. Sto mangiando per due. No, insomma, che cavolo, Idi? Io? Beh, che succede? Idi è parecchio incinta. E voglio andare avanti finché non farò un maschio. Non ce ne sono già troppi? Signora Haynes, non so come riesca con la vita che fa a trovare anche il tempo per le attività benefiche. Oh, beh, mi impasticco. Idi, non volevo dire niente, ma Mary è come una sorella. Mary? Devi essere una tomba, chiaro? Steven si è fatto un amante. Oh, ma no! Misericordia! Se la spassa con una donna che lavora dietro il banco dei profumi. La spruzzatrice. Che bella cosa, eh? Wow, guarda che schianto. Ti prego, Alex, non ora. Come l'ha presa lei? Non lo sa ancora. Come sarebbe a dire non lo sa ancora? Noi siamo tombe e lei invece no, dovete trascinarla nella tomba. Mary, c'è un motivo se siamo tutte qui con te oggi. Siete qui per la stronza dei profumi. Oh! Sapevi tutto e non sei venuta a dirmelo? Sinceramente, Mary, sono molto ferita. Tu? Guarda che non sta capitando a te. Sì, però è come se capitasse a te. Già l'ho saputo. Ti ho ordinato un cocktail, lo so, non bevi di pomeriggio, ma prima o poi lo farai, quindi perché non cominciare? Steven! Vuoi che ti prepari una romantica cenetta stasera? L'affare che trovi in cucina dal quale vedi uscire una fiamma è il fornello. Mary, c'è lei. È nel camerino qui di fronte. Cosa? Senti, ti do il permesso di comportarti male. Polverizzala. Mary è amica nostra, per cui smettila, smettila! Non ho parole per dirvi quanto vorrei restare con voi, ma mi si sono rotte le acque.